cari concittadini e amici tutti, quest'anno siamo ancora qui e tutti gli anni continueremo ad essere sempre qui per ricordare le migliaia di uomini e donne, adulti e bambini, uccisi o lasciati morire nel buio di una folla. Continueremo ad esserci per ricordare i fratelli Striani e Dalmati, uccisi dalla lettura milizia comunista, di Colgiave nelle scuole, in strada, in chiesa, in casa propria. Il confine nord-orientale d'Italia reclama ancora giustizia per le vittime e condanna per gli assassini. E non ci sono dubbi di chi siano le vittime e di chi siano gli assassini. Questi fratelli italiani hanno abbandonato tutti gli averi materiali, la casa, i campi, la bottega, il lavoro, per mantenere una e una sola cosa, l'Italia. Insieme continuiamo a ricordare il viscido silenzio degli storici di partito e l'omissione complice della scuola pubblica italiana, perché le giovani generazioni non devono sapere. Il 10 febbraio di ogni anno noi ci siamo e ci saremo sempre, tutti gli anni, per ricordare le vittime delle foibe, dell'esodo giuliano, dalmata, e delle vicende del confine orientale, dove il tricolore sventolava ieri e domani chissà. Io ricordo, e tu? Vogliamo fare un inno di Fratelli d'Italia? Ti sta bene? Sì. Dai. Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo principio se cinta la testa dove la vittoria ricorda la Roma che schiava di Roma di Dio. Fratelli d'Italia, d'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, dov'è la vittoria che porta a Roma, che schiava di Roma, di Dio la creò, in piancia forte, ma pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Va bene, se vogliamo fare, ci mettiamo dietro un po' tutti, facciamo un ricordo.